riesco a immaginare un destino peggiore del tuo. Adesso morirai per mano tua. Colpendo me ferisci te stesso. Il mio sacrificio salverà Imatoka. Kronika non nutre amore per il nostro popolo. Il grande spirito è un impostore. Ci ha condannati tutti quanti. Kronika è il nostro futuro. Fight! Kronika non può essere la risposta. Shang Tsung, fermo! Possiamo salvarlo! Lui mi ha ferito. Se muori, io saremo sconfitti. Stregone! Io... No, Nightwolf. Shang Tsung deve vivere. Sei felice ora? Sto bene, Nightwolf. A te non deve interessare nient'altro. Smettetela voi due. Dobbiamo correre alla sala dell'anima. Allora muoviamoci. Sperando che Shiva sia disposta ad aiutarci come presumo. Scortare te e i tuoi compagni alla sala dell'anima? Esatto. Sei venuto qui dal futuro al solo scopo di oltraggiarmi. Io non sono una mercenaria. La mia richiesta non è degna del tuo attuale titolo, è vero. Ma per sconfiggere Kronika c'è necessario accedere a quella sala. Perché? Perché il nostro compito è riportare in vita Sindel. Mia imperatrice. Hai catturato il suo Revenant. Insieme. Io e Fujin siamo in grado di riportarla in vita. Perché? Per far di lei una schiava, come Quan Chi prima di voi? Perché si unisca a noi contro Kronika. Ma ti do la mia parola.
tornerà libera da qualunque influsso. Se la memoria non mi inganna, è riunita a Sindel da un vincolo di sangue. Ho giurato di proteggerla per sempre. Allora chissà quanto avrai sofferto per la sua morte. Ma tu non hai alcuna colpa. Non potevi salvarla allora. Tuttavia, adesso puoi. Allora, no. Dobbiamo interpellare Kitana Khan. Con rispetto, Altezza. Se interpellassimo Kitana, staccherebbe la testa a Shang Tsung. Kitana non ha mai apprezzato il mio contributo alla causa dell'impero. Come quando l'hai rimpiazzata con un clone malvagio? Esatto. Resta poco tempo, Shiva. Invocheremo la clemenza di Kitana dopo aver resuscitato sua madre. Solamente a cose già fatte. Ci aiuterai? Se vi dovessi nascondere a Kitana, tradirei la fiducia che ripone in me. Ma la mia vita appartiene a Sindel. Tu verresti riconosciuto dalle guardie imperiali di Kitana. Già. Non sarebbero felici di vedermi. Così va meglio. Siamo arrivati fin qui. Dietro quelle porte c'è una scalinata e in cima... Lassù c'è la sala dell'anima. Posso sentirla. Eccolo lì, nella merda fino al collo, e rintanato in una schifosa latrina. Non è un granché come nascondiglio. E come tomba è ancora peggio. Reggetemi il gioco. Dei terrestri, Shiva. È un feretro. Che razza di segreti ha intenzione di seppellire? La Khan non deve spiegazioni, Baraka. Siamo alleati alla pari, ricordi? Gli interessi della Khan sono anche i miei interessi. Tu non sei Shokan. Io conosco questo odore. Hai l'odore di... Shang Tsung! Amicizie che non ti aspetteresti mai. Che ne direste se saltassimo i soliti preliminari e ci seguiste in silenzio? Dobbiamo fare due chiacchiere in amicizia con Kitana Khan. Non c'è tempo per le chiacchiere. Dobbiamo raggiungere subito la sala dell'anima. Allora non perdere tempo. Ma io voglio Shang Tsung e anche quella cassa. Scuse più sincere. Hai versato sangue Tarkatan. Pagherai per questo, Shiva. Ti avevo avvertito. I Tarkatan parlano tanto, ma non ascoltano. Fight! Puro!
morirai. Quando dovresti ascoltare? Vuota il sacco. Chi c'è dentro quella barra? L'imperatrice. Risusciteremo Sindel nella sala dell'anima. Fammi capire. Vuoi resuscitare la madre cattiva di Kitana? Qualunque sia il motivo, non penso sia una mossa furba. Fai!